Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Io ho un nuovo progetto per la mia macchina, ovvero quello di montare il sottoparaurti della versione sport della Mito, in quanto prossimamente devo mettere quello della GTA Replica. Quindi oggi, in questo primo video del progetto, vi farò vedere come smontare il paraurti posteriore della Mito. Intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Per quanto riguarda le viti, ce ne stanno due a Torx sopra. Qui di lato ce ne stanno tre a stella e una Torx proprio qui in alto. E poi abbiamo delle viti sotto. Non vi farò vedere lo smontaggio, ma una volta smontato vi indico meglio dove si trovano le viti. Siccome potete vedere, il paraurti l'ho smontato. Ora vi indicherò bene quali sono le viti da smontare. Innanzitutto lateralmente, cioè 1, 2, 3, queste sono tutte a stella e poi ce n'è una qui che è Torx. Rispettivamente dal passaruota sono queste e quella Torx. Ovviamente lateralmente ci stanno anche i gancetti, basta che fate piano con delicatezza, 1, 2, 3 sono tutti interi. E poi invece da sotto ce ne sono una e due che sono a stella, una e due sono Torx. Stessa cosa lateralmente dall'altra parte, tre a stella, una Torx e i tre gancetti. Una volta che avete tolto tutte le cose, tutte le viti, non tiratelo forte verso di voi perché sicuramente avete le luci della targa e i fanali. E poi perché ai sensori ci stanno anche i sensori attaccati. Quindi non so, o vi fate aiutare o lo appoggiate per terra e levate tutte le cose piano piano. Quindi per questo video io vi saluto. Avete visto come smontare il paraurti posteriore. Spero che il video vi sia utile. Iscrivetevi alla mia pagina Instagram, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao a tutti ragazzi.